Fino al 27 settembre al Castello di Novara, appuntamento con Congiunti. Sentiamo. Fino al 27 settembre il Castello Visconti Sforzesco di Novara ospita la rassegna Congiunti, una rosa di artisti internazionali scelti nel panorama contemporaneo. L'iniziativa è concepita come un susseguirsi di riflessioni e confronti tra un artista del passato e uno vivente, accomunati da affinità, citazioni, legami, divergenze oltre il tempo e lo spazio. L'arte ha spesso sovrapposto la tradizione all'innovazione. Allo stesso modo, il progetto, articolato in diverse mostre e in una pubblicazione, andrà a suggerire quelle opere che, nonostante il linguaggio attuale, siano foriere di valori di bellezza universalmente validi. Al Castello Sforzesco di Novara, questa mostra Congiunti, che mette d'accordo chi ama l'arte e la storia dell'arte, quella che studiavamo nei libri, e l'arte contemporanea, che negli ultimi decenni si è un po' scollata dalla vita di tutti noi e qui invece si ritrova in un'interessante congiunzione. Pittura, scultura, fotografia. Ad aprire il ciclo espositivo è Novara, a seguire il lago di Como con i pittoreschi ambienti della Torre delle Arti di Bellagio, fino a giungere a Roma negli spazi di Palazzo della Cancelleria Apostolica. Le rassegne sono inaugurate da Daniele Radini Tedeschi. Abbiamo provato, attraverso un titolo anche provocatorio, perché il termine congiunti durante la pandemia, all'inizio della pandemia, ricorreva moltissimo e ci si faceva la domanda: ma chi è il nostro congiunto? Che cosa significa? E allora io lì ho pensato: ma l'arte, l'artista, con chi è congiunto? È congiunto con un maestro, un altro artista, anche al di là del tempo. Quindi si può oggi essere scultori congiunti con Fidia, pittori congiunti con Leonardo, perché c'è un'affinità, c'è una parentela.